D'accordo, a logica io tirerei verso l'alto. D'altro canto, qui, secondo me, c'è qualcosa da fare. Vedi il cerchio di pietre giganti? Sono lì da secoli, nessuno sa chi le ha messe. Vedi come sono belle in circolo? Tranne quella. Su, se l'ha spostata, senza usare le mani. Di certo nasconde un grande potere. Certo. Tanto sicuro se adesso lo sposto mi direi che ho barato, quindi... Tac! Come cacchio hai fatto? La pietra fuori posto, è tornata al suo posto, com'è successo? Susa è cuscinata di non averla mossa quando non guardavo. Certo. È sempre così, eh? Non pensare. Dunque, le rovine di Izumo. La cosa ovvia che mi viene da pensare è che uno di questi lo dobbiamo abbattere per passare, giusto? Perché se no, non si va avanti. Ok, forse non dobbiamo passare da qua prima. Forse ci dobbiamo passare post che avremo parlato con chi di dovere. Queste sono le danzatrici. E questa è? Susa non è qui, credo sia andato al monte Mikage. Crede di poter salvare Kushinada ed andare a combattere il serpente. È convinto di sconfiggere il grande serpente di Mikage. Sarà tutto per nulla, perché un eroe distruggerà il grande serpente. Siamo noi. Se il serpente sconfiggesse Susa, io rimarrei sola. Ci penso io, signora, non si preoccupi. Oi, buongiorno. Ancora che avevo la B schiacciata. Se ti vedo perderò sicuramente il coraggio di sacrificarmi per Izumo. Se fuggo, Lady Uzume e tutta Izumo soffriranno. Per favore, non venire. Lady Uzume ha detto che un eroe verrà, io le crederò. E così rimarrò qui fino all'arrivo della luna piena e dell'eroe. Ok. Sì, signora, ci penso io. Non si preoccupi. Dunque, andiamo a vedere. Esatto, se si trova qui vicino il posto, la roccia di Gaia. Oh, la roccia della terra. Fammi vedere, c'è dell'erba. Posso toglierla? Sì, ok. Speravo di trovarci qualcosa, però, sinceramente. Dunque, visto che... dicevo, visto che mi sembra una zona dove il ghiaccio non mi serve, io faccio di nuovo lo switch. Però così mi sa che lui ci va a perdere, sai? Ha 237 di attacco al momento, mentre così solo 202. Sì, mi sa che è meglio lasciargli full acqua lui adesso. Per quanto ci andiamo a perdere noi, però siccome lui è un pochino indietro al momento, diamola per buona la cosa. Dunque, di qua non possiamo passare, dobbiamo fare il giro dal basso. Spostiamo il pietrone, eccoci qua. Dobbiamo ora scendere di sotto, spostarlo, rifacci di nuovo il passaggio e poi proseguire dall'alto. Uno zombie viola, sei un white. Megiddo! Sul primissimo white che incontriamo e quei 10 punti in più di fortuna ci sono serviti, a quanto pare. E anche aver messo tutti i digin d'acqua a Pierce. Pierce purtroppo al momento è l'elemento debole del gruppo. Uno potrebbe pensare è la maga, è la tipa di fuoco. No. Jenna se la cava benissimo. Sara al momento l'abbiamo boostata mica male. Dove dobbiamo andare? L'unico che ha problemi è proprio l'ultimo arrivato. Posso... Ok, sì, posso salire ma non mi posso dondolare. Ho visto, esatto, una cesta lì. Mi sa che questa è la strada giusta, mentre l'altra era la strada per arrivare al forziere. Esatto, sì, perché qua sta proseguendo. Ok, bravissima. Andiamo di sopra. Ecco qua. Dunque, dovrei riuscire ad arrivarci senza problemi, credo, spero. Esatto, ma vista la facilità con cui ci siamo arrivati, non mi aspetto niente di che. Infatti, potevo benissimo andarmene senza prenderlo, insomma. Ok, qui abbiamo un cannone ad aria che non so se ci fa volare via o se ci butta di sotto. Ma io posso buttarmi? No, a quanto pare no. Abbiamo un gargoyle di Creta e un golem. Il golem è andato senza problemi adesso.
Il gargoyle ha resistito mica male invece. Non molto per lui purtroppo adesso. Ma se io uso vortice... Turbine più che altro. Ah, ecco, vedi? Oh, l'ho messo giù. Dai. Yeah! Dicevamo. Dovremmo testarlo anche su altre liane. Però questa è tipo, credo, la prima liana che vediamo in cui possiamo buttarci effettivamente. Ecco, fatto. Non penso sia uno shortcut. È solo la via da proseguire. Mi chiedo se troveremo... Ah, vedi, io non ci ho pensato subito, pensavo che dovessimo usarla, ma invece il gioco ti dice cosa dovevi fare. Il gioco mica è stronzo. Dunque, mi conviene subito scendere? Non lo so, non credo. Mi sa tanto che questa è solo la via di risalita. O forse mi sbaglio, non lo so. Lo scopriremo tra poco. Allora, qua forse... No, forse invece dovevamo. Forse invece dovevamo e come. Solo che qua si complicano le cose. Dai, facciamo scambio. Io divento un incivile con 432 di attacco. Tu diventi un gran mago. Beh, grande impatto sicuramente schifo non ci fa. Ecco, fatto. E via. Sì, forse... Esatto, passando dall'alto... Non ottenevamo nulla perché lì ci sono delle rocce. Per fortuna che l'abbiamo fatto. Meno male. Vediamo quanto fa. 90 di attacco. Prima con tutti i digiti in fuoco ne faceva un pelino di più. Ok, questi funzionano? Non mi sembra. Oh oh! Che pezzo di stronzo. Mancavano anche le maschere che ti fanno i jumpscare e ti fanno cadere di sotto. È campo minato questo. Guarda, lo sapevo che quella centrale era sbagliata. Eppure l'ho fatto. Ecco qua. La tentiamo da questo lato, a questo giro. Ok. Ok, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Certo che queste roccione... Prima quella del vento, ora questa qua della roccia. Che poi? Questa qua della roccia. Cosa può offrirci? Proprio a livello tecnico, quale psicoenergia potremmo ottenere? A ricordo non mi viene in mente nulla. E a mente, con tutte le psicoenergie tecnicamente disponibili, non lo so. Spostiamo il roccione. Allora, in teoria, qua dall'alto forse... Possiamo passare lo stesso? Non credo. Credo che dobbiamo farcelo dal basso. Ecco qua. Vediamo se è giusto. No, sai che forse anche dall'alto era giusto? Boh, magari c'è un oggetto qua in basso. O magari non c'è nulla. E invece, guarda un po', c'era dall'alto l'oggetto. La mia solita fortuna. Tanto sicura un'altra cazzata di oggetto. Non mi aspetto veramente nulla. Quando un forziere è troppo semplice non lo so, non mi faccio grandi aspettative. Vabbè, una mela. Meglio che nulla, insomma. L'ho fatto comunque bene a non farmi grandi aspettative. Perfetto, bravissimo che sei salito di livello. E ora possiamo ovviamente tornare sulla nostra strada, nella speranza che la via sia libera e non ci siano problemi. Vedo un altare lì. Mi chiedo per cosa sia e se ci fosse uno scontro da fare, vorrei farlo comunque nelle giuste condizioni. D'accordo, vediamo. Controlla l'altare, io sento qualcosa. Rivelazione? Oh, ma guarda, buongiorno. Felix controlla l'altare. Ottiene l'idolo danzante. The fuck? Che devo farci con l'idolo? Forse devo portarlo indietro? Ah, è vero! Aspetta! Noi abbiamo fatto il giro verso l'alto! C'era ancora l'entrata dal basso. Sembra che qualcosa possa essere piazzato qui, ma va?